Tra i tanti motivi storici che legano la Toscana a Milano, sicuramente uno è quello della musica e in particolare la simbiosi che unì sul piano culturale e professionale il grande compositore Giacomo Puccini al capoluogo lombardo. Fu proprio qui che il genio lucchese si formò al conservatorio e fu sempre qui che raccolse i suoi più straordinari successi. È la Toscana protagonista alla Beat, che punta a far crescere il turismo al ritmo di musica e cultura, non poteva non ricordare tra i suoi tesori anche l'autore di capolavori come Tosca e La Bohème. Toscana, terra ricca di bellezza, terreno fertile per la creatività degli artisti. Lo ha voluto testimoniare con la sua presenza alla presentazione milanese di Toscana Feel the Beat alla Feltrinelli di Piazza Piemonte, insieme all'assessore regionale Cristina Scaletti, anche Simonetta Puccini, nipote del grande musicista lucchese, che sempre volle mantenere vivi legami con la sua terra. La musica in Toscana è molto popolare, poi collegata col turismo è indubbiamente una scelta positiva. E io mi occupo, gestisco la Villa Museo Puccini di Torredellaga, dove abbiamo moltissimi visitatori che provengono da tutto il mondo e vengono a rendere omaggio a Giacomo Puccini. E nella casa c'è anche la sua tomba, dove è stato sepolto lì 2 anni dopo la morte nel 1926. Però la villa non ha niente di funebre, direi. Il museo è molto vivo, questo lo notano tutti e lo scrivono anche sul libro delle presenze. Notano tutti come questa casa sia viva e naturalmente durante la visita ci sono le musiche del maestro che accompagnano i visitatori. Puccini è molto amato in tutto il mondo, a tutti i livelli, anche persone semplici che però hanno questo amore, questo rispetto e questa riconoscenza per quello che dà Puccini. La sua musica veramente dà molto, di questo mi rendo conto e sono molto contenta di questo. Testimonial d'eccezione di Toscana Feel the Beat anche Giovanotti. Impegnato altrove per lavoro, Lorenzo Cherubini ha inviato un messaggio a testimonianza dell'amore che prova per la sua Cortona e per la Toscana, che lui definisce una terra musicale libera e aperta. Fino a domenica, ultimo giorno della Borsa del Turismo, la musica prodotta in Toscana invaderà quindi Milano sotto il segno di Feel the Beat. Nei migliori locali milanesi si esibiranno artisti e cantanti in rappresentanza degli eventi musicali dei festival regionali Arezzo Wave, Cortona Mix Festival e Ort, Fondazione Festival Pucciniano e Toscana Musiche. In tutto 15 spettacoli per conoscere un'altra Toscana nella movida milanese.